Non c'è stata, ma... No. Beh, lo so. Sai che cos'è? No, mi sono scordato. Oggi ho fatto uscire su YouTube un nuovo episodio di Scambi Assurdi. A posto, sì. E qui c'è ci sono i 5 Scambi Assurdi. Dobbiamo fare le nostre scelte. Era l'Inter Special Edition. Vabbè, quindi vabbè. Ti metterai nei panni del presidente Zhang per 5 volte. Ci metteremo perché poi farò anche io la mia scelta. Se vi siete persi il video, cliccate in alto a destra e recuperatelo. Buongiorno. Ciao ragazzi, perché sono le 7 di mattina. Ben ritrovati a tutti. Prima di continuare vi invitiamo a scaricare dal link in descrizione OneFootball, a nostro modo di vedere la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Gratuita per iOS e Android. Link in descrizione, scaricatela, non ve ne pentirete. Detto questo, in cosa consiste rapidamente Scambi Assurdi? Praticamente noi scegliamo degli scambi appunto da fare abbastanza assurdi. Alcuni abbastanza assurdi, altri un po' meno. Un po' meno. In questa edizione in particolare abbiamo scelto 5 giocatori per l'Inter praticamente. 5 proposte di scambio. 5 proposte ma di scambio. Ma tu sarai per 5 volte il presidente dell'Inter. Arriverà un presidente di un'altra squadra e ti proporrà di scambiare un suo giocatore con il tuo. Di conseguenza, se volete partecipare, ve lo ripetiamo, andate a guardare il video Scambi Assurdi, potete partecipare da lì, oppure scrivetelo qui sotto nei commenti. Primo scambio assurdo, sei appunto il presidente Zhang. Siamo Zhang, ok. Hai un certo Samir Handanovic. Minchia. È che minchia, la verità. Stavi pensando alle qualità tecnico-tattiche. Esatto. Di Samir Handanovic. Certo. Ok, ti stavi immedesimando proprio nella parte. Sì, esatto. Arriva il presidente del Napoli, De Laurentiis, e ti dice: ti propongo uno scambio assurdo. Scambio con la H in mezzo. Ti do il mio Meret, giovane di prospettiva, dammi il tuo Samir Handanovic. Lo ripetiamo, è uno scambio assurdo, senza conguagli, senza niente, è uno scambio assurdo, a secco. Che cosa fai? Che ci potrebbe anche stare, nell'ipotesi in cui facciamo, mi no? Devi dire, tu accetti o rifiuti? Voglio dare prima una sorta di giustificazione, mettiamo conto il Napoli impazzisce, vuole creare un instant team dove nel prossimo anno vuole vincere lo scudetto. Samir Handanovic sarebbe un portiere perfetto perché è di grandissime esperienze e soprattutto rende ancora la grande per convincere l'Inter. Gli dà Meret, giovane di prospettiva. Giovane di prospettiva e comunque fortissimo già adesso. Attualmente secondo te chi è meglio, Handanovic o Meret? Handanovic. Concordo. Quindi proprio perché mi metto nei panni di Zhang e penso che Handanovic sia più forte, rifiuto lo scambio. Tu rifiuti lo scambio? Io sì, io lo rifiuterei. Allora io sai che cosa ti dico? Che Samir Handanovic ha una certa età. Vedete che il bello del calcio è anche questo. Il calcio è fatto di pareri. Il mio parere invece è differente. Io faccio un ragionamento totalmente opposto al tuo e dico: Handanovic ha una certa età, non è eterno. Io lo appioppo a De Laurentiis e mi prendo un Meret che attualmente sicuramente non è forte quanto Handanovic, ma è giovane, può crescere e in prospettiva può diventare forte come Handanovic, perché lo sta dimostrando. Non la penso così. E vabbè, ok. Tu cioè la pensi in un modo e io la penso in un altro. Vuoi litigare? No, okay, lo sto dicendo. Okay. Ovviamente Meret in prospettiva può diventare forte quanto Handanovic, se non di più... Però siccome per arrivare a livello di Handanovic devi fare un carrierone, eh? Certo. Però siccome non ce ne voglia Meret, per carità, perché c'ha tutti i crismi per diventare fortissimo. Però siccome il ruolo del portiere è abbastanza delicato e comunque puoi arrivare ad altissimo livello superati anche i 40 anni, sì che Handanovic ormai ci si sta avvicinando, però penso che almeno altri 4 anni Handanovic è un portiere, potrebbe farli senza troppi problemi. 4 anni se li può fare. Potremmo quindi fare lo anche, tengo per questo. Potremmo fare la serie scambi fattibili in cui inseriamo anche il conguaglio economico, così la gente non dice ma perché dice ma infatti dice stai scambiando Ronaldo con Pippettino, non succederà mai, è uno scambio assurdo. Va bene, ok. Stavo tipo dando in questo momento il sondaggio alla testa. No, assolutamente no. Andiamo al secondo scambio assurdo. Sei sempre il presidente dell'Inter e c'hai un certo Sensigno.
Sensi, tu ricordi? L'hai comprato, certo, tu dovresti, certo, ricordartelo, certo, ecco, ricordo, l'hai comprato da poco, tra l'altro. E ripeto, l'hai prelevato dal Sassuolo. Menghia. Proprio così dice Zag, menghia. Arriva il presidente della Lazio Lodito, tu devi vedere che foto ci ho messo su Scambi Assurdi. C'è sta una foto dello Lodito con due telefoni. Sì, 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 la conosco, la foto con due telefoni così. No, poi ne ho trovata un'altra, perché ci stanno due volte il presidente della... Vabbè, okay. Questo è abbastanza assurdo. Chi mi propone per Sensi? Luis Alberto? No, Sergej Milinkovic. No, ma avresti messo molto più in difficoltà con Luis Alberto, lo sai? E con Milinkovic Savic, quindi? Mamma mia, ragazzi, i prezzi non sono sullo stesso livello. Sensi vale una trentina dei milioni, Milinkovic Savic almeno almeno la metà, almeno il doppio, almeno una sessantina li vale tutti. 50-60. Fanno lo stesso ruolo, ma sono completamente diversi. Quindi? Sensi, mi tengo Sensi. Mi tengo Sensi. Allora, per quel che ha fatto vedere Sensi, ragazzi miei, è di altissime prospettive. Allora, l'ha fatto vedere un pochino già dal Sassuolo. Quest'anno con l'Inter si sta alzando notevolmente il livello. La sticella. Io invece ti dico che, caro Lodito, con i due telefoni in mano, che sei lì che mi stai guardando, io accetto lo scambio. Tu accetti anche questo? A prescindere che Milinkovic Savic vale di più, dovete partire dal presupposto che i giocatori valgono allo stesso prezzo. È uno scambio, certo, secco, non esistono soldi, tutto qui. Anche perché si chiamano scambi assurdi apposta. Io penso che l'Inter adesso come adesso, un Sensi a meno di 70 milioni non se lo leva. La butto là. E Milinkovic Savic vale meno di 70, non ce ne vale. No, Sensi vale una trentina. 35-40, ti è proprio di tanto. Guarda, secondo me attualmente Milinkovic Sensi 50. Vabbè, comunque non ci interessa niente ai prezzi. Non mette in mezzo cose che... Vabbè, lui ha detto... Hai detto no. Io rifiuto. Sì. Mi tengo Sensi. Votate, no, non votate. Andate al video precedente. E andiamo al terzo scambio assurdo. Questo è particolarmente assurdo. Presidente Zhang, ti ricordi che hai acquistato Lautaro Martinez un paio di stagioni fa? Menchia, sì, mi ricordo. Menchia, okay. Si ricorda, okay. Arriva il presidente della Juventus, eccitato da Lautaro Martinez. Dybala, e... L'ho già capito perché sono simili come giocatori. Che fai? Mi tengo Lautaro Martinez e rifiuto pure questo di scambio. Mi stratengo Lautaro Martinez. Per carità, Dybala fortissimo, però... Dici che è più consono al gioco dell'Inter, Lautaro? Lautaro Martinez adesso come adesso è sicuramente più consono al gioco dell'Inter, però più un lato caratteriale, per un lato caratteriale più forte di Lautaro Martinez, mi tende, cioè tendo Dici a che tenerlo Dybala più un po' considerazione. Soffre la panchina? Anche in alcune situazioni ha dimostrato di non essere proprio un giocatore stradecisivo. Più che altro l'anno scorso. Quest'anno ha risolto già un paio di partite importanti. E io proprio perché lo sto rivedendo... Su alti livelli. Io accetto lo scambio. Accetterei lo scambio. Anzi, accetto lo scambio. Io tengo più in considerazione io i momenti con la maglia della Roma, bui. Accetto. Sì. Vabbè, sono pareri personali, non abbiamo messa una uguale finora. No, io l'ho rivelato tutti e tu li accettati tutti. Per il momento io l'ho accettato. Votate, no, non votate, andate a recuperare il video o scrivete nei commenti. Quinto scambio, no, quarto. Quarto. Questa è tosta. È tosta? Questa è tostissima. Hai comprato dalla Sampdoria un po' di tempo fa un certo Milan Skriniar e te lo sei portato all'Inter, giusto perché sì. Si chiamava Milan per fare uno sgarro di quelli esagerati ai cugini, certo, rossoneri. Certo. Stronzate a parte. Arriva il presidente Aurelio De Laurentiis e ti dice: oh, ma non l'ha su Koulibaly? Chi dei due? Dimmi. Che ne so, ma non l'ha su Koulibaly? Non guardate la differenza. Skriniar dovrebbe valere una cinquantina, 60 milioni. Koulibaly teoricamente ne potrebbe valere anche 80, 90, se non anche 100 un po' di tempo fa. Il prezzo non ci interessa, lo fareste voi. Non esistono soldi nel calcio. Come la proposta che volevano, ti ricordi, avevano fatto una proposta dei calciatori che dopo una certa età valgono zero? Non valgono, esatto, si svincolano. O se scambiano o se svincolano. Che fai? Accetti o rifiuti? Te tieni Skriniar? Skriniar Koulibaly. Mamma! L'età, la differenza d'età però la puoi considerare,
Io quasi quasi mi sa che mi tengo Skriniar per un semplice fatto. Koulibaly... Ma hai lasciato spiazzato, non me l'aspettavo. Koulibaly quest'anno sta dimostrando che al suo fianco, senza un cervello, cala di rendimento. Con uno tecnicamente più valido, che sa impostare l'azione e che comanda la difesa. Skriniar non è così. Skriniar... Non ho capito, tu stai dicendo che Koulibaly se a fianco c'ha un piede... Un Albiol, come era l'anno scorso nel Napoli. Però un piede a trapezoide come Manolas non rende... Non rende assolutamente. Quest'anno le prestazioni di Koulibaly sono calate e sono sotto gli occhi di tutti. Sono calate, ma non è che sta a fa schifo, eh. Cioè, voglio dire... Oddio! Oddio, rispetto per all'anno scorso... Per i livelli a cui sta facendo schifo. No, secondo me schifo no. Sta giocando peggio. Per i livelli a cui ci ha abituato. Erano altissimi livelli. Altissimi. Quindi che fai? Quindi che fai? Me tengo Skriniar. Io no. Io invece mi piglio Koulibaly. Nonostante la differenza d'età e il fatto che Skriniar di prospettiva potrebbe diventare, però... Io ho un sentimento di quelli per Koulibaly, non troppo, perché se no lui sotto certo. La doccia, le saponette che cazzo, però... Allora, se invece metti la condizione dove al fianco di Koulibaly c'è un forte con i piedi, a porta ad impostare, ci sta De Vrij, allora... ci sta De Vrij, ci sta Godin e ci sta Bastoni, difensori centrali, quelli so. Io Koulibaly all'Inter non me lo prendo. Non te lo prendi e io me lo prendo. Andiamo al quinto scambio assurdo e questo è ancora più assurdo e ancora più particolare perché ritorna il presidente Lotito. Ok. Indovina un po'. Un attaccante. Chi c'hai tu? Aspetta, allora Lotito, l'attaccante devo proporre solo Immobile. Un attaccante tuo, parti prima dal presupposto, un attaccante ti chiede un attaccante tuo e ti offre un attaccante suo. L'Inter non c'ha molta scelta in attacco. E quindi? Lukaku, se Lautaro Martinez l'ha già detto prima. Ok. Lukaku Immobile. Esatto. Vai. Quello che dici voglio dire il contrario, solo per averne fatte 5 diverse. Porca miseria, questo è difficile. Valutazioni sicuramente diverse. Non te devono riguardare le valutazioni. No, più che altro sto pensando che Immobile quest'anno è partito a bomba, ma Lukaku pure non ha fatto malissimo, anzi. Capocannoniere e vice capocannoniere, se non mi ricordo male. No, credo che... Vabbè, siamo lì, dai, capocannoniere, Immobile sicuro. 14 gol. Sì. Io credo che mi tengo Lukaku. Perché comunque è un attaccante internazionale, molto internazionale. Immobile, per carità, è fortissimo, però in Europa non ha dimostrato molto. Può dimostrare molto molto di più. Anche con la nazionale, dici? Anche con la nazionale, quindi parliamo proprio di fattore internazionale. Secondo me Lukaku... Io non ne faccio un fattore internazionale, però io sì. Questa volta sono d'accordo con la tua scelta. Ma ne faccio un fattore di età e di prospettiva. Perché Immobile è un po' più avanti con l'età di rispetto quanto? A Lukaku. Non di tanto. Qualche anno. Poi andiamo Lukaku, a verificare. Lukaku è 93, questo me lo ricordo perfettamente. Immobile mi pare che sia. Forse che è 90. Immobile credo sia 90. Si portano 3 anni. Te lo dico subito. Vediamo è 90. 90. C'ha 29 anni però. Vedi Lukaku per conferma, ma sono sicuro che è 93. Sì, Lukaku è... sembra che c'ha tanti 93. Anni ragazzi 93. Miei. Si portano 3 anni, ok. Io per un fattore di prospettiva e perché guardando l'Inter che pure è buono. Lo vedo più consono al gioco dei nerazzurri, sì. Lukaku piuttosto che Ciro. Lukaku, io ho rifiutato tutti gli scambi. Io li ho accettati tutti tranne Immobile. Fateci sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio. Aggiungo, se al posto di Minkiewicz Savic mi avessi messo... Luis Alberto? Avrei accettato Luis Alberto. Vabbè, ma tu per Luis Alberto c'è penno. Dico la verità, c'è penno. Vabbè. Scaricate OneFootball, seguiteci su tutti i nostri profili social, lasciamo tutto in descrizione, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, ma lasciate una baracca di mi piace se volete un nuovo episodio di Scambi Assurdi. Abbiamo fatto l'edizione Inter, possiamo fare l'edizione Juve, l'edizione Roma, l'edizione Napoli, l'edizione Lazio, l'edizione di tutte le squadre di Serie A. Di conseguenza e anche di quelle estere, di squadre. Alla prossima con un nuovo video. Ciao.